l'unica cosa che ci siamo riservati insieme, poi lo avrà mano e carta bianca per fare tutto quello che pensa che sia utile al bene della società, e così un po' di lasciarmi qualche condivisione del calciomercato, ma niente di più, perché questo coincide con la mia volontà di fare un passo indietro, non virtuale ma sostanziale. Calcio mi ha regalato tantissime soddisfazioni, tantissime delusioni, però insomma sono qui ancora, andare avanti con progetti e la consapevolezza di lasciare il Genoa in buone mani. Il resto poi ovviamente se lo guadagnerà sul campo lui, e io sarò un po' a fare il presidente, quello che insomma fa il padrone. Le deleghe le ho sempre rispettate, oggi sono deleghe ancora più strette, più consapevoli. Presidente, ci saranno altri cambi in società? Questo cosa, come viene strutturato? I cambi in società non riguarderanno più a me personalmente da domani mattina. Quindi i cambi saranno decisi. È ovvio che abbiamo una storia, abbiamo delle persone, per quello che sono le capacità di capire quello che quelle persone che saranno utili alla casa e quelle che non lo saranno, ma se uno dà una delega poi deve dare anche un potere decisionale. Io mi auguro che certe cose, certe persone rimangano, e il resto però mi interessa. Dove volete arrivare? Io faccio anche un azzardo. Perché no? Riuscire nel tempo a raggiungere la decima, la cosiddetta stella, no? Chi prende me sa perfettamente come ragiono, sa perfettamente di che morte morire, ne assume pregi e difetti. Nel mondo del calcio fanno già le scommesse, quanto dureranno due persone dal carattere così fumantino. Ecco, noi ci conosciamo da tanti anni, quindi do anche una risposta a quelli che fanno le scommesse. Ci conosciamo da tanti anni, abbiamo sempre avuto affinità, siamo stati impegnati in diverse battaglie in Lega, però ripeto, al di là di queste precisazioni che mi sembrano anche abbastanza sterili, e le ho fatte per la goduria di quelli che si mettono a fare le scommesse, durano 20 giorni, 30 giorni, 2 mesi, 1 mese, eccetera, eccetera. Enrico diceva durerà 3 anni e poi non so, ma io mi auguro di stare quanto più tempo possibile.
Tra Enrico Preziosi e Pietro Lomonaco le frizioni si sono fatte sempre più evidenti e il rapporto con il dirigente arrivato inizio d'estate da Catania sembra ormai titoli di coda. Il presidente rossoblù negli ultimi giorni è apparso sempre più sul ponte di comando, come ai vecchi tempi, sintomo evidente di un Preziosi che vuole di nuovo decidere al 100% le strategie, anche e soprattutto di mercato. E non è un caso che la goccia che ha fatto traboccare il vaso sia stato il prestito di Perin al Pescara, deciso da Preziosi, mentre Lomonaco non era d'accordo.